Ma io a parte l'avversario aspetto qualche cosa dalla mia squadra. Ripeto, la squadra sta lavorando, si sta impegnando, è normale che ancora qualche automatismo manca, però è importante la voglia di giocarsela, la voglia di lottare, la voglia di vincere. Tuo parere sul Friggici? Vabbè, lui ha fatto spesso molto bene, poi sicuramente la squadra Udine non è facile, nel senso che ha tutti i giocatori stranieri, metterli insieme e spiegarci la filosofia non è facile, ma sta rendendo. A me personalmente non piace, io ripeto, campionato italiano e avere una squadra senza un italiano non... non fa parte del campionato italiano, poi è logico che visto che la famiglia Pozzo ha degli interessi all'estero tanti e cerca di prendere gente da fuori, penso che molti colpi ci sono riusciti, hanno fatto tanto mercato con giocatori dall'inizio. Vabbè, Bovo ha la possibilità di giocare, perché poi bisogna vedere se tiene 90 minuti, però per me è giocatore affidabile, come può essere anche Fornasier, quindi la scelta la devo ancora fare. E su Caprari ieri ha preso la botta e oggi sta a riposo, vediamo l'evoluzione, io lo convoco lo stesso. Quindi se è a disposizione, è a disposizione. Rapporti con gli Annascoli, se cambierebbe qualcosa per lei. No, io no, non mi ci voglio immischiare nelle cose, io seguo le situazioni, per ora è tutto fermo, vediamo che cosa va avanti. Devo ripetere testualmente quello che ha detto Alessandro Moggi 2 giorni fa. Vabbè, io sono abituato a queste cose, non c'ho. Sì, ma c'è rispetto però. Io penso che di lui in questura ne sanno di più. Lo lascio stare.